Quanto tempo è passato da quando abbiamo fatto il servizio con gli asinelli, quella invenzione tua degli asinelli? Ma com'è nata quell'invenzione? 2007, l'idea nasce, ero io in Irlanda perché c'era un convegno dei geoparchi internazionali. Noi come territorio facciamo parte del Parco delle Madonie e il Parco delle Madonie fa parte della rete dei geoparchi. E in quel confronto mondiale si discuteva di emergenza ambientale, ci parliamo già del 2007, sul riscaldamento climatico, e da lì mi è venuta l'idea di se non possiamo sostituire i furgoni con gli asinelli dentro il centro storico. Abbiamo iniziato, tu hai avuto il coraggio, come l'unica televisione che è venuta a fare il servizio iniziale. Poi devo dire, abbiamo avuto tutto il mondo, dalla BBC al Washington Post, al Financial Times, a tutte le televisioni. Ma tu già sapevi che c'erano degli asinelli qui? No, gli asinelli allora a Casapon ce n'erano uno soltanto, ce n'erano. Noi ci abbiamo fatto la prova con un'asinella, che era un'asinella di 35 anni, poi siamo andati a comprare a Ragusa 4 asine, 2 ragusane e 2 grigie siciliane. Oggi abbiamo un servizio che ti porta tanto cose belle, ma la cosa bella che voi giornalisti avete compreso prima di me, il fatto stesso che noi abbiamo inserito nel mondo del lavoro soggetti che vengono dal disagio sociale. Tu ti ricordi, allora hai fatto l'intervista a ragazzi che venivano con problemi di alcol, problemi di dipendenza da gioco, ragazzi con problemi psichici, e anche oggi ce ne sono altri che stiamo inserendo, alcuni già sono in pensione. Cioè noi in questi anni abbiamo fatto inserimento nel mondo del lavoro di questi soggetti fragili che erano dietro la porta del sindaco a chiedere prima il contributo o qualcosa per poter passarsi il tempo. Li abbiamo inseriti insieme all'ASP, questo, insieme ai servizi sociali. Alcuni sono in pensione, anzi stanno entrando nel servizio, perciò devo dire, questo progetto sta accompagnando molti soggetti fragili del paese ad avere una dignità. Senti Mario, quanta gente ha condiviso con te? C'è stato qualcuno magari che ha criticato, va del sindaco, vuole fare scenografia? No, all'inizio è stato un bagno. Perché la minoranza? No, ho preso la minoranza, all'inizio è stato, faccio una battuta così simpatica, un bagno di sangue, perché la gente non comprendeva il ritorno all'asino. C'è una cosa vergognosa, tu tornavi di nuovo agli anni 60, agli anni 50. Quando poi la gente ha compreso invece il valore che l'asino dava a questo servizio, ecologia da una parte, recupero di un animale che era scomparso. Mi ricordo allora c'erano soltanto un'asina, oggi a Castelbuono fra privato e pubblico qua ci saranno 70-80 asini, perché poi si è ripartito questa passione per questo animale. E non sfruttamento dell'animale, no, perché qualcuno, io mi ricordo, abbiamo messo noi sui social le immagini, ma stanno sfruttando l'asino. Ci fu qualche associazione animalista che ha fatto un po' di polemica e che abbiamo subito stoppato, dimostrando che gli animali, tu hai visto come stanno bene, vivono in delle stalle dove bevono la stessa acqua che beviamo noi, i cittadini mangiano quello che devono mangiare di giusto, poi ci sono tutti i pascoli intorno, e poi un animale che massimo quando è carico porta 50-60 kg. E la sostenibilità non finisce qui, perché avete anche avviato un altro servizio, cioè quello di, ecco, rintracciare la plastica lì dove la gente in civile la nasconde. Io mi sono posto il problema delle scarpate, dei grandi parchi a verde e principalmente dei sentieri del bosco. Io penso che ognuno di noi molte volte se ne accorge facendosi una passeggiata nel bosco, se sei un pochettino attento, di trovare qualche bottiglia di plastica, qualche bicchiere di plastica o qualche tappo di plastico sotto i cespugli. Poi quando crescono i rovi o i cespugli non si vede più. Noi abbiamo addestrato un cane per un anno, ora già è operativo, lo vedrete più tardi. Il cane non va alla ricerca della droga, non va alla ricerca di persone perse nei disastri ambientali, non va alla ricerca del Covid, perché hanno formato anche i cani. Il cane va alla ricerca della plastica, cioè il cane ogni mattina esce, per il cane è un gioco, si impegnerà 2-3 ore al giorno, diamo delle zone, lui arriva lì, se trova la bottiglia singola te la porta, se invece riesce trova quantitativi grossi di plastica, di queste cose, allora lui ti fa abbaiare, così l'operatore si avvicina lì e poi lo puliamo noi. Ma è come questa invenzione, da dove è nata? Scusa, come sei riuscito a capire che c'era il cane che poteva trovare la plastica? Se c'è il cane che può va alla ricerca della droga, perché non c'è il cane? Allora che succede? Io parlo... No, dai, qualcuno te l'avrà suggerito. No, questo è stata ancora un'altra idea mia. Ho parlato con un ragazzo che fa
l'istruttrice di cani per i ciechi, per i diversamente abili e compagnia bella. Possiamo provare, abbiamo provato il cane da quando è nato, dai pochi mesi che è nato, ha dormito sempre con la plastica, perciò il cane ha questo odore, la cerca, tu ve ne accorgete oggi, lui ci gioca con la plastica e da quel momento in poi si è costruito questo percorso con questo animale. È un animale che deve essere curato, attenzionato, sempre come il cane poliziotto che va alla ricerca della droga, non è un cane che può, tu lo devi affidare a persone competenti, ci deve essere un grande rapporto. E anche qui c'è qualcuno degli servizi sociali? No, qui avevamo pensato di coinvolgere qualcuno dei servizi del disagio sociale, non è stato possibile, e tu devi avere qui una persona che riesce a entrare in sintonia, e perciò abbiamo preso un ragazzo che fa l'istruttore di cane per tutte queste cose, preparare i cani per i disastri ambientali e compagnia bella. Lui vive a Castelbuono, cioè ora a giorno si dedica a questo servizio. L'obiettivo sarebbe anche quello, ma è un po' difficile perché qui ci vuole l'asino, è molto più resistente alle crisi degli uomini, il cane è più sensibile. Noi abbiamo provato una cosa bellissima, ce lo possiamo dire, qui sono stati gli asini a recuperare gli uomini, si chiama onoterapia, cioè qui l'asino, avete visto il rapporto bellissimo che ognuno di noi ha col suo asino, quando avete, ora ci sono questi asini, quando arrivano nei quartieri ci sarà la gente che gli dà il pane, la gente che il pasticcere che gli dà i biscotti, cioè l'asino è un animale che purtroppo nell'immaginario collettivo è un animale, non è stupido, l'asino è un grande amico dell'uomo, è un animale che ti aiuta molto. Mi ricordo mio padre mi raccontava, ma gli anziani anche oggi mi raccontano, che quando gli asini andavano in campagna, al ritorno il signore, il proprietario si addormentava sull'asino perché era stanco e l'asino te lo portava fino davanti alla porta, perciò capisci che sono animali di una grande intelligenza, di una grande umiltà, buoni, e di conseguenza noi possiamo dire che veramente abbiamo aiutato tanti ragazzi e tante famiglie con questi asini.